E ci siamo bentornati, sentiamo anche la nostra sigla che tutto parte, ci siamo sia su YouTube che su Facebook, ma mi invito tutti quanti anche poi da Facebook a spostarvi sul canale YouTube e facciamo finta che questa diretta è anche un po' una scusa per vederci con due grandi amici che ci seguono dal giorno zero e quindi è anche un po' un modo per fare una sorta di brainstorming fra di noi che comunque faremo, ma decidiamo di farlo di fronte ad un pubblico perché stiamo unendo un po' i puntini con le puntine. Quelle dell'ayahuasca, la puntata di Bizzi che abbiamo pubblicato ieri, che saranno molto bene e tornano sempre un sacco di argomenti. Allora, collegandoli anche un po' con tutti gli input che ci arrivano di voi che ci scrivete in privato, nasce questa diretta che abbiamo deciso insieme. E allora io direi che possiamo subito, prima ancora di andare a salutare i nostri amici a casa, facciamo entrare subito i nostri due amici, Ladies and Gentlemen, il buon Marco e il buon Davide. Come state? Bene, bene, grazie. Ciao Gianluca, tutto bene? Grazie. Bene, bene, bene. Allora, innanzitutto devo ringraziare anche Marina e William, che loro sanno perché, quindi un abbraccio grande, siete importantissimi. Detto ciò, come al solito, noi partiamo, non amo le intro troppo lunghe, quindi partiamo subito, entriamo nel vivo, ne abbiamo parlato con Bizzi di tutto ciò che è arrivato in America, ma molto prima. Dopodiché abbiamo parlato anche nella puntata con l'ayahuasca, della Terra Cave, di Padre Crespi, che toccheremo fra poco, ma andando in ordine cronologico, entriamo subito nel vivo come al solito. Una regola che mi ha insegnato il buon Marco: quando ci dovete fare una domanda, scrivete domanda e poi la fate. Così, quando poi andiamo a rivedere la chat per fare un po' i consueti saluti a tutti quanti voi, la troviamo più facilmente. Davide, partirei proprio con te perché ritorniamo a parlare dei Sumeri e abbiamo anche del materiale esclusivo questa sera da farvi vedere. I Sumeri che sono stati un po' ovunque, ma anche in America. Quindi, Davide, la parola subito a te. Allora, grazie. Sì, io inizio proprio da quello che hai detto tu adesso, un'affermazione che per uno storico classico è un'eresia, no? Ancora siamo lontani dal far accettare certe cose, diciamo, a quello che viene chiamato mainstream, ma comunque all'accademia, alla cultura, come dire, omogeneizzata, ecco. Invece noi che siamo un po', che, come dire, andiamo a spulciare le fonti, a cercare un po' di cose su questi argomenti. Tu hai nominato Padre Crespi, che fa parte di una storia particolare, che però appunto servirebbe a capire degli arrivi e dei collegamenti tra popoli lontanissimi in tempi remoti. Vedremo questa sera che in realtà di prove ce ne sono tante, quindi come dicevi tu ne hai già parlato e hai detto anche che abbiamo delle immagini. Voglio ringraziare subito l'amico Luca Zampi che ce ne ha fornite alcune bellissime, che fanno proprio, veramente, come si dice, vale più di tante parole, a volte un'immagine che dimostra inequivocabilmente che dei collegamenti ci sono stati, già da tempi antichissimi. Per cui, se vuoi anche poi far vedere alcune di quelle immagini, ci sono, per esempio, divinità, ecco, qui questa è abbastanza, noi ne abbiamo parlato spesso di questa foto. Questa Qua vedi. è già fortina, come immagine. Questa è Sì. già molto forte, sì, questa ovviamente a sinistra non tanto il mondo sumero, questa è una, insomma, rappresentazione dell'antico Egitto, però appunto vediamo come le culture si sono influenzate in una maniera che spesso non abbiamo mai considerato. A destra c'è una donna invece di una tribù indiana, indiana d'America, e vedete che le somiglianze sono tantissime. Ecco, adesso sì, anche l'altra, sono due immagini tutte e due particolari. Qui le somiglianze, come vedete, sono tante, dalla piuma al modo in cui portano i capelli, anche il viso e tante altre cose che fanno pensare. Nell'altra che aveva appena messo velocissimamente, qui vedete gli Olmechi, siamo in Messico, e dall'altra parte una raffigurazione classica di quelle del mondo sumero, di quelle che poi fanno pensare anche a creature, come vedete, molto grandi, perché se considera se. Come sembra dalla criniera, quello che tiene in mano è un leone. Se quello fosse un leone, le dimensioni del soggetto umano sarebbero gigantesche. Ma dalla terra dei Sumeri agli Olmechi, vedete che la rappresentazione è molto, molto simile. Marco Enrico ci faceva notare prima che i popoli del Messico, di quelle parti lì, non sono così
soprattutto quelle antiche tribù, non erano particolarmente, diciamo, barbute, per cui lì si raffigura probabilmente una divinità e come vedete però le somiglianze sono notevoli, insomma. Ed è solo uno degli spunti. Vorrei arrivare pian piano a parlare di Padre Crespi, ma facendo capire che cosa. È una storia molto complicata, la storia di quel luogo, che nasce prima ancora di Padre Crespi, le vicende su quel luogo. E noi andandoci, anche io devo dire, andandomi a preparare proprio per questa puntata, ho approfondito un po', ho capito tante cose, poi magari passo un po' la parola a Marco Enrico, ma ne parleremo durante questa puntata. Ci sarebbe comunque da approfondire tanto perché entrano in questa vicenda personaggi, anche dei nomi abbastanza conosciuti, un paio sicuramente molto famosi, Sì, che esatto. però dobbiamo come sempre valutare il tutto con come dire, la capacità dubitativa aperta, perché mai prendere per oro colato, perché a volte nella storia, come dire, la storia la scrivono i vincitori, quindi non sempre, neanche quello che troviamo sui libri è da prendere con oro colato, è corretto. Vedremo che anche in quello che riguarda la vicenda della cueva dello Staios, che questa volta prendiamo un po' in esame, per provare a raccontare appunto anche da dove arrivano alcuni di questi oggetti che poi vedremo, che provano questa testimonianza di culture che probabilmente sono arrivate attraversando il mare fino in Sud America in tempi antichissimi, perché appunto se parliamo dei Sumeri, vedremo che in questa cueva dello Staios ritrovamenti sumeri, ma anche assiri, babilonesi, egizi, come vedevamo. Quindi molte domande rimangono comunque aperte. Una fra tutte di quelle a cui nessuno sa rispondere è come mai si sia comunque deciso di andare fino lì giù. Vedete, ecco, si stanno, vedete, insomma, sono luoghi veramente città. Abbiamo parlato anche di mondi sotterranei, no, con te. Qui si tratta di, addirittura dicono, di una rete di gallerie che si estende per 2000 chilometri, presumibilmente, perché poi è una complessa che arriva un po' da alcuni ricercatori, alcuni speleologi, alcuni avventurieri, le voci di quello che si diceva già anticamente nei villaggi. Ma quando ci sono dei tesori, delle cose importanti e misteriose, soprattutto che rischiano di riscrivere la storia, spesso le carte si mescolano. Quindi stasera le raccontiamo, le mostriamo tutte per cercare di capire un po' come stanno le cose. Io Giusto, Marco? ci sono subito solo delle domande riguardante l'immagine, che molti chiedono se è Masai, se è di origine africana, No, quindi no. sulla figura Allora, ti che la spiego. similitudine di prima, se possiamo rimetterla, Manuel. Sì, se puoi rimetterla ti spiego esattamente com'è la questione. Beh, quella sulla sinistra è chiaramente una pittura egizia, no? Quella dall'altra parte invece è una nativa americana, però delle parti di New Orleans, e faceva, perché adesso la fotografia è molto vecchia, è di fine 800, inizio 900, ed era di una di quelle, passatemi il termine, curiose tribù che non erano pelle rossa ma avevano la pelle nera, che le abbiamo viste anche in affreschi in Messico, nel Sud America, e questa era una delle ultime rappresentanti di queste tribù, e quindi abitavano proprio nella zona vicino a New Orleans, però poi insomma non abbiamo più quasi più traccia, poi, insomma c'è solamente più qualcuno, però fino al secolo scorso ci sono delle fotografie, ci sono alcune di queste, c'erano ancora rappresentanti. L'unica cosa che possiamo aggiungere su questo è che sappiamo che nel Grand Canyon, Davide conosce bene la situazione, vennero trovate anche in questo caso, che non è lontanissimo, voglio dire, da New Orleans. Da New Orleans c'era la strada, se gli egizi fossero sbarcati in America, sarebbero sbarcati in quella zona lì per arrivare nel Grand Canyon. E nel Grand Canyon ci sono delle grotte dove
pare abbiano trovato dei reperti archeologici di tipo egizio, però lo Smithsonian Institute li ha portati via. Però ci sono testimoni, anche giornali locali, che affermavano di Esatto. aver visto questi reperti. Anche giornali dai tempi dei confederati americani, già Sì, dall'Ottocento, se non... fine 800, Ecco, sì. comunque una precisazione doverosa è che quindi è un po' uno spunto per fare delle ricerche. La trasmissione si chiama Facendo Finta che noi seminiamo dei dubbi, poi ognuno è libero di fare proprio le proprie ricerche, anzi vi invitiamo a farle. Apro anche una parentesi legata al Grand Canyon. In molti mi parlano di alcuni posti dedicati a Shiva nel Grand Canyon, quindi lascia Sì, intendere, e esatto. anche qui Sì. il buon Davide ce lo può dire, come si parla di Shiva anche in quelle zone. Quindi veramente c'è stata una gran parte della storia della nostra umanità di cui non si sa nulla, ma civiltà veramente in giro per il mondo, delle civiltà globali molto 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 antiche, e qualcuno che ha girato realmente tutto il mondo. Esatto. Posso aggiungerti solo ancora una cosa, Gianluca, riguardo alla zona di New Orleans. Su una spiaggia nella zona di New Orleans, alcuni anni fa, sono state facendo dei lavori, quindi pulizia, non è che fosse una zona archeologica, vennero ritrovate delle monete romane che vennero riconosciute come tali, però poi gli archeologi hanno detto, ma sì, magari le ha perse un collezionista o qualcosa del genere. Mentre invece, e quindi venne negato il fatto che i romani fossero stati nella medesima zona. Poi furono trovati altri reperti in Sud America che riconducono alla civiltà romana. Quindi quello che possiamo dire è che per primi i Sumeri e gli Egizi coevi, no? Però successivamente i Fenici e i Romani anche loro attraversarono l'oceano perché vi sono tracce, ci sono prove. Probabilmente esatto, io veramente vi ascoltavo e fatico a tenermi gli esempi in mente, perché è vero che sì, il programma si chiama Facciamo Finta che, ma facciamo finta che gli indizi su queste cose siano così tanti da non poter essere evitati. Ne vuoi un altro che ne raccontavo prima a Marco, insomma cose risapute in realtà, però uno poi rimangono indizi nella storia, qualcuno li conosce, ma collegare questi benedetti puntini... Ci sono cose inspiegabili. Sapete tutti che sono state ritrovate delle mummie in Egitto, quindi anche Sì. i viaggi li facevano al contrario, con dentro della cocaina, pianta che, non della cocaina, scusatemi, comunque estratti della pianta della coca. Sì, E la pianta della coca sapete bene che cresce solamente in Sud America, quindi non ma c'è anche tabacco, un'altra spiegazione. Anche il sì, tabacco, anche esatto. tabacco, Non sì. c'è un'altra spiegazione a questo tipo di cose. Poi una delle foto che non ti ho mandato in realtà, ma c'è un'altra pietra interessantissima che è stata trovata in Bolivia insieme a un vaso. Ma se uno cerca il monolito di Pocotia con la K, è un monolito che poi in realtà rappresenta una figura antropomorfa, una sorta di statua, ma abbastanza cilindrica, che però rappresenta una persona. Fatta con appunto un monolite ed è 2 metri. La cosa particolare è stata trovata in Bolivia, ti ripeto, quindi siamo sempre in Sud America. Peccato che sotto le mani, in alcuni punti vicino alla base, ci siano delle scritte, eccolo, bravissimo e velocissimo, ci sono delle scritte in cuneiforme qua. In proto-cuneiforme. È stato riconosciuto da diversi linguisti e ricercatori. Alcuni simboli sono esattamente proto-cuneiformi e, ripeto, siamo in Bolivia, quindi sono, diciamo, aspetti che la storia ufficiale tende a non prendere tanto in considerazione perché appunto inspiegabili, se non riscrivendo quello che sappiamo su certe cose. Ecco, torniamo anche, facciamo vedere anche altre immagini perché ce ne sono proprio diverse, magari ne facciamo scorrere qualcuna così Sì, abbiamo c'era. modo anche di farle Bravo, vedere. ecco. Guarda, su queste, queste sono di Luca Zampi, si sito lì nell'angolo, no? C'è questa Sì, particolarità che nostro caro amico, fammelo in citare, di Stazione vari. Sì, 4. certo, chiaro. E la particolarità che vi sono sovente rappresentate queste divinità che hanno questa sorta, gli archeologi ufficiali la chiamano borsetta. In realtà non sappiamo di che cosa si tratti,
Vedete, ci sono fra i Maya, gli Olmechi, ma sono state trovate in Persia, in Sì, Mesopotamia, questo è sono proprio il Blue Mall. state trovate. Sì, queste sono, ecco, qui ad esempio c'è in Mesopotamia, è dio Sumero, dall'altra parte un Maya, anche in questo caso, hanno tutti questa misteriosa borsetta in mano. Questa qui in Mesopotamia che vedete sulla sinistra è una riproduzione, ne sono state trovate 20 o 30 durante degli scavi archeologici, che non ha nessuna utilità perché è proprio solo una rappresentazione in pietra scolpita e gli archeologi, non sapendo che cosa potesse essere, hanno ipotizzato che fossero i pesi per un'ipotetica bilancia, ma la bilancia non ce n'è. Però in compenso abbiamo una ventina, trentina di queste borsette. Evidentemente gli abitanti di 3.000 anni fa, 4.000 anni fa, quando le hanno fatte, vedevano questi, passami il termine, dei che avevano questa sorta di borsette in mano e loro le hanno riprodotte per metterle nei templi, così a ricordo di questo oggetto. Ecco, fra l'altro il buon Manuel ha trovato anche questa immagine, che comunque, ecco, Sì. eccola qui. E Ah, guarda, sì. alcuni pensano che effettivamente, se, cioè non è tanto assurda l'ipotesi, se Esatto. creature, chiamiamo divinità o comunque alieni provenienti da altrove, da un posto con una differente gravità, con una diversa vita microbica, quindi una diversa atmosfera, diversi gas nell'atmosfera, no? Molto probabilmente, così come i nostri, hanno bisogno di uno strumento. Anche qui gli astronauti hanno sistemi di respirazione, no? Comunque, diciamo, ciò che riguarda pure tutta la gestione della tuta, eccetera. Quindi è un qualche cosa che probabilmente, come diceva Marco, le antiche popolazioni vedevano essere molto importante per questi che arrivavano, e lo hanno magari riprodotto così come potevano, dando origine alla borsetta per le donne, magari, chissà. Che è un po' paragonabile al culto del cargo, che è Sì, molto esatto, recente, brava, ecco, che è brava. una storia Sì. interessante da raccontare. Fammi aggiungere ancora una cosa riguardo a quel che ha detto giustamente Davide adesso in merito a persone, esseri che arrivavano da un luogo ove, che ne so, l'ossigenazione era differente per mille motivi, no? Noi sappiamo che tutte le divinità dell'antichità andavano ad abitare in alta montagna. Questo valeva per quelli in Tibet, valeva per quelli sull'Olimpo, valeva per quello per Yahweh che era sul Sinai, valeva per quelli sul Valhalla e via discorrendo. Questo è plausibile nel momento in cui noi possiamo immaginare che questi avessero bisogno di un'ossigenazione più rarefatta di quella che utilizziamo noi, perché con le loro armi, con la loro tecnologia, nulla gli vietava di abitare in riva al mare, in posti meravigliosi. Invece si andavano ad abbarbicare in cima alle montagne più alte proprio per poter essere liberi da strumenti, per respirare in maniera differente. Assolutamente, e Anche proseguiamo. questo. Allora, beh, se vuoi possiamo entrare un pochino nell'argomento e raccontare un po' di più su quello che riguarda questa cueva dello Staios. Allora, per chi fosse proprio digiuno, do le nozioni alla Wikipedia. Cueva, perché una grotta, dello Staios, che sono questi uccelli notturni, particolari, diciamo, legati molto alle culture, alle tradizioni di quei popoli. Lo pronuncio malissimo, ma la popolazione indigena che abita da quelle parti si chiamano i Suare o Givares, qualcosa del genere, che sostanzialmente è una tribù molto particolare, poi perché, come in altri territori molto lontani, anche loro usavano rimpicciolire la testa dei nemici. Quindi erano quei famosi produttori di queste teste rimpicciolite. Questo è proprio che vedete l'interno della cueva, guardate che posticino sono andati a pescare, quindi molto molto difficile da raggiungere. Queste popolazioni andavano lì sotto, si avventuravano in queste grotte dove vedete comunque cresce qualcosa, c'è moltissima vita, proprio perché passa comunque la luce del sole, vedete? E loro ci andavano proprio perché usavano cibarsi di questi uccelli che
prendevano questa enorme grotta come rifugio, per cui da sempre sostanzialmente ci sono andati. Poi la loro mitologia racconta che la prima nelle loro tribù che scoprì questa grotta fu una donna perché aveva tradito, e la donna fu esiliata invece di essere uccisa e trovò rifugio in questa grotta dove, dice le loro tradizioni, c'era un essere che ci viveva. Questo ovviamente in tante tradizioni, quando c'è una grotta profonda, c'è un essere che vi abita. Ma dicevamo, qui abbiamo parlato di mondi sommersi, cioè sotterranei. Se veramente sono quasi 2000 km di gallerie, è veramente un mondo sotterraneo. Mondo sotterraneo di cui la prima traccia si ha nel 1860, quando il generale Victor Pirovano scrive all'allora presidente dell'Ecuador, García Moreno, una lettera in cui gli racconta le sue avventure e cita questa grotta ufficialmente. Poi passano 100 anni praticamente, quando nel 1969, allora qui entriamo poi perché vedremo che le date vanno sovrapposte, diciamo. Ora andiamo a parlare di Padre Crespi, ma sì, forse vedo Marco Enrico che voleva, non lo so, andavo No, troppo no, no, avanti, ma no, vado subito. Sì, mica dimmi. quello, volevo solamente darvi la versione ufficiale degli archeologi che dicono riguardo alla grotta, no, di Los Tayos, che secondo le loro ricerche, che però sono state fatte nella prima parte, quella che loro reputano abitabile in qualche maniera, dicono che la grotta fu abitata fino al 9000 avanti Cristo. È abbastanza curioso perché, secondo sempre gli archeologi ufficiali, le Americhe sono state popolate arrivando dallo stretto di Bering e scendendo giù, partendo dal 12.000-12.500 avanti Cristo, e poi un po' per volta si sono espanse fino al Sud America. Quindi parrebbe che, come sono arrivati in Sud America, hanno subito trovato questa grotta e sono subito andati ad abitarci dentro. Quindi ci abitano, non si sa che titolo, visto che lì vicino ci sono colline, foreste, non vedo perché abitare in una grotta del genere. Comunque vi abitano fino al 9000 a.C., poi viene abbandonata e viene di nuovo abitata, non si sa da chi, da quale popolazione, dal 3000 a.C. fino al 500 d.C. Dopodiché è stata di nuovo abbandonata e questa donna che raccontava Davide prima l'ha casualmente ritrovata, perché adesso la vediamo così, ma era ricoperta da vegetazione che la foresta, insomma, l'aveva occultata alla vista di chi era di passaggio, ecco. Sì, esatto, la riscoperta, diciamo, in tempi moderni. Quelle zone sono veramente maestose e bellissime, la vegetazione è immensa e ci si rende conto proprio del fatto che potrebbero esserci migliaia di altre di queste cose che nessuno ha ancora visto. Penso al Guatemala, dove è stato ritrovato il più grosso sito di sempre, che ancora deve essere scoperto sostanzialmente. L'hanno visto solo passando con gli aerei, con le nuove tecnologie. Comunque, tornando a noi, ecco, dicevo, dopo il 1860, in cui c'è una prima citazione, nel 1969 c'è un esploratore ungherese di nascita, argentino d'adozione, si chiama Moritz, che in realtà è il primo che esplora queste cose. E mettiamo subito un punto, perché alcuni dicono anche che sia tutta una storia montata ad arte per fare scoop. Per quanto mi riguarda, c'è sicuramente del vero, proprio a seguito di quello che adesso vi racconto. Questo argentino d'adozione, Moritz, che andò a fare le prime esplorazioni, trovò evidentemente così tante cose da andare il 21 luglio del 69 a cercare di acquisire, Marco mi spiegava, anche la terra, diceva, oltre che, insomma, proprio la proprietà della grotta, e comunque una collezione di beni voleva dal notaio farsela autoattribuire nel 1969, cosa che però non gli è riuscita, non ha avuto nessun documento per poter, come dire, acquisire quello che aveva trovato legalmente. Nel 72 già esce il libro di von Däniken, e poi ci sono nel 76 una spedizione molto particolare. Ora approfondiamo un po' il tutto. Volevo solo far notare questa cosa.
Nel 76 vedremo che ci va Stanley Hall con dei personaggi di tutto rispetto, molto particolari anche lì. Ma quindi nel 69 l'esploratore, nel 72 già esce il libro di von Däniken, nel 76 altre spedizioni che poi vedremo militarizzano un po' la questione. Invece la storia di in tutto questo entra padre Crespi, Carlo Crespi, milanese di nascita, che dal 1927 era in quei luoghi come missionario. Marco Enrico, se vuoi ti passo un po' la Sì, palla, tu mi raccontavi anche ma in privato adesso che sì, da ti missionario aveva racconto. fatto tante cose, no? Sì, Sì, ma io volevo aggiungere ci tengo solamente una poi a dire cosa. che lo specifichiamo dopo, ma c'è Sì. proprio un libretto su Padre Crespi che, di Marco, quindi poi dopo diamo tutti i riferimenti, quindi poi al termine lo possiamo anche dire. Va bene. Sì. Dunque, succede questo, che all'epoca di von Däniken, forse appena prima, nello stesso sito, avendo letto, no, queste prime informazioni che incominciavano a circolare, si precipitarono anche i mormoni, asserendo che quella doveva essere la grotta che avevano loro nelle loro tradizioni, in quanto l'angelo Moroni aveva descritto di questa grotta al loro profeta, al loro fondatore Smith, che era il luogo di contatto con gli angeli, con questi esseri, questi esseri diversi. Però non riuscirono a convincere gli abitanti locali a fargli vedere dove era la grotta, perché loro, pur con la loro ingenuità e tutto quello che vuoi, però capirono che questi avrebbero poi magari trasformato il luogo, avrebbero cercato di in qualche maniera di impossessarsene, mentre invece loro avevano, come diceva Davide prima, questa antichissima tradizione, no, di rispetto per questo luogo, appunto la grotta dello Staios. Per quanto riguarda il nostro invece Crespi, nasce a Legnano. Diventa prete, entra nella congregazione dei Salesiani e viene mandato in Ecuador nel 23, esattamente nella zona di Cuenca, la località di Cuenca. La località di Cuenca, da questa grotta, dove lui passerà tutto il resto della sua vita, dove morirà nel 1982. Nel 1927 lui aveva già incominciato, sai, a aprire una scuola per i bambini, sai come sono i salesiani, no? L'oratorio, i bambini, eccetera, eccetera. E incominciano ad arrivare dei campesinos, no? Degli abitanti locali, anche degli indios, no? Della vicina foresta, che per ringraziarlo di quello che lui faceva per i bambini, che gli insegnava a leggere e scrivere, via discorrendo, incominciano a portargli dei vasi, reperti archeologici che loro avevano trovato, ma non gli dicono dove li avevano recuperati. Padre Crespi, inizialmente li ringrazia e incomincia a metterli da parte. Poi questi continuano ad arrivare, hanno visto che a Crespi questi piacciono, allora li vanno proprio a cercare per portare questi reperti. Allora lui incomincia a dare qualche monetina come ringraziamento. Ecco che la voce si spalge e tutti questi gli indios, no, della foresta amazzonica di questa zona vanno a cercare questi reperti per portarli. Lui mette assieme una grossa quantità, esistono delle fotografie, esistono anche dei piccoli video molto vecchi in bianco e nero. No? Oramai aveva trasformato la sua abitazione in una sorta di magazzino, forse ne vedremo una se fate girare le immagini. Comunque, ecco, questa qui ad esempio è il magazzino, no? Una delle stanze oramai piene, no? Di questi prodotti. Padre Crespi era conscio che non tutti gli articoli che gli venivano portati erano veri, perché taluni, per poter avere, sai, la monetina, per avere l'aiuto, li costruivano, però era chiaro quali erano reperti archeologici e quali invece erano manufatti dei nostri indios. Però, ecco, ad esempio, questa qui è una lastra che è stata riconosciuta poi come falsa, perché a parte la piramide con il sole sopra, no, che è fatta in maniera molto infantile,
vengono fatti dei disegni che nulla hanno a che vedere con l'Egitto, poi ci sono questi due gatos, no? Due gatti sui lati che non abbiamo mai visto in nessun altro tipo di rappresentazione. Però, detto questo, quando il nostro padre Crespi vede che gli oggetti veri che gli vengono portati sono tanti, va dal sindaco, poi dal governatore della regione e cerca di convincerlo a dargli l'autorizzazione a fare un museo. Questo avviene alla fine degli anni 50. Lui riesce a mettere assieme dei finanziatori e inizia la creazione della la costruzione di questo museo. Quella che vedete è quella sulla sinistra è l'originale, non è vero, cioè lo stesso oggetto che c'è al Louvre, è un Lamassu. Lamassu sarebbe questo toro alato col volto di persona. Vi ricordate che ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, no? Burak piuttosto, no? Che, ecco, questa rappresenta. Mentre invece quello sulla destra sarebbe la statuetta trovata, che è stata consegnata al nostro Crespi. Ci sono delle discussioni se sia vera, se sia falsa. Io però mi voglio chiedermi come sia possibile che degli indios che vivono nella foresta, vanno a cacciare con l'arco e le frecce, riescano a produrre una statuetta del genere, ma non solo, come hanno fatto ad avere le informazioni, anche perché qui siamo a fine degli anni 50, inizio degli anni 60, cioè non c'era internet, non è che è vero che ci sono delle differenze. Ad esempio, vedete sul copricapo il Lamassu del Louvre ha tre corna nel copricapo, mentre l'altro ne ha soltanto due. La barba è fatta in maniera. Però non dico tutti gli artisti sono mica tutti uguali. Quindi diciamo che è Beh, alquanto sì, è probabile che. inconfondibile. Il numero delle zampe è inconfondibile. Esatto, che sono cinque in tutte e due, che era una caratteristica tipica del Lamassu. Cioè, e questo sta anche a identificare come dire, la complessità della rappresentazione anche già solamente dei Sumeri, no? Cioè il fatto che questo toro avesse cinque zampe ha un significato che noi non sappiamo. Se puoi andare un'altra fotografia, ecco questa qui, ad esempio. Quella sulla destra è Iside e quest'altra è una statuetta recuperata da non è neanche una statuetta, un altorilievo, cioè una statuetta piatta, no? Viene detto: ah, però in quella egizia ci sono le due corna, no? Che sorreggono il sole, dall'altra parte il sole appoggiato, però in tutte e due c'è il serpente, la capigliatura è la stessa, eccetera, eccetera. Ritorniamo al stesso discorso di prima, e un altro artista l'ha fatta magari leggermente diversa. Se vuoi andare oltre, no? Questa l'abbiamo già Arriva, vista. No, arriva. Eccoci, sì. Ecco. faccio solo una precisazione che ovviamente il nostro programma fa vedere l'immagine sia a Marco che a Davide speculare, quindi per loro destra e sinistra sono diverse le Ah, logiche. chiedo scusa, No, no, non ma era solo c'era. per, cioè, era solo per spiegare. Va bene. Qui invece è molto interessante questa immagine, il che porta a pensare che veramente non sia assolutamente un falso. Perché vedete, la rappresentazione sumera, quella che c'è scritto Anunnaki sotto, le due divinità, ancorché con la borsetta, eccetera, eccetera, hanno la testa di falco. Mentre invece la statuetta recuperata dal nostro Crespi, cioè qualcuno che gliel'ha portata, l'immagine è molto simile, ma questa statuetta ha l'albero della vita, cioè quell'oggetto strano che è in un lato opposto con tutti e due gli dèi che lo guardano, nell'altro caso invece la divinità gli volta le spalle. Ma il curioso è che mentre i due sumeri hanno la faccia da falco, nell'altro caso ha una faccia da sauro, cioè è un rettiloide quello che stiamo vedendo, no? Cioè si vede alla faccia da lucertola, non da falco. Ora, se uno volesse creare il falso, lo fai che sia ben fatto, voglio dire, non vai a combinare una differenza simile.
Bene, non andiamo oltre, poi tanto le fate girare, si vedono le immagini. Finalmente nel 1962 viene aperto il museo. Però succede che pochissimo tempo dopo, esattamente il 19 luglio del 62, il museo brucia completamente, il palazzo viene completamente distrutto. Crespi è disperato perché era appena, eccolo qua, era appena finito, no? Era appena stato inaugurato, lui ci portava i bambini dell'asilo, dell'elementare, delle medie, delle superiori, gli istituti tecnici, no? Dei salesiani che lì nella città praticamente erano tutti loro. E il fatto che c'erano stati tanti cittadini che avevano dato dei soldi, eccetera, eccetera, per fare il museo, appena fatto, viene bruciato, era un disastro. Vanno a cercare nelle macerie per cercare di trovare dei reperti, salvare qualche cosa, ma nulla viene trovato. Crespi si va a informare, chiede, discute e si viene a sapere che casualmente il giorno prima e nella notte, prima che prendesse fuoco, stavano portando via tutto perché dovevano dare il bianco, dovevano fare qualche lavoro strano. Quindi sostanzialmente i reperti si sono salvati. Io a questo punto lascerei Davide andare avanti per quanto riguarda invece il nostro Neil Armstrong e il coso. Poi dopo vediamo come è proseguita la storia successivamente. Ecco, anche perché è arrivato un ospite, Davide. Eccolo lì. Sì. Ma è Fantastico. interessantissimo. Una piccola curiosa si è affacciata. No, allora, la storia è particolarissima, infatti. Quello che ci raccontava Marco, un museo che casualmente viene svuotato e poi dato alle fiamme, erano gli anni 60, non si andava tanto per il sottile, per cui così si facevano sparire le cose, secondo me. E infatti quelle cose poi riappaiono in un caveau di una banca. E poi le vedremo magari. Ma tornando alle date cronologiche, diciamo, Marco Enrico ci dice nel 62 viene bruciato, viene dato alle fiamme questo museo. Nel 69, torniamo a, no, scusatemi, nel 76, però viene fatta dopo, quindi dopo che l'ungherese argentino, dicevamo, Moritz, fa le sue spedizioni e probabilmente non arriva fino in fondo, proprio perché, come avete visto, luoghi molto impervi e vastissimi. Nel 76 si crea una grande spedizione con Stanley Hall che si porta niente meno che Louis Armstrong. Sì, ancora, scusatemi, ormai vado in palla da quando sono piccino su queste cose. Neil Armstrong non si porta un suonatore, ma si porta invece Neil Armstrong, l'uomo che è stato sulla Luna, personaggio particolarissimo, che veramente, sapete, insomma, è risaputo anche che fosse appartenente alla massoneria, viaggia sulla Luna, in realtà portando simboli massonici, va al Polo Sud, visita il Polo Nord, insomma, di quei posti misteriosi non se ne è fatti mancare nessuno e lo ritroviamo. Che quindi oltre a viaggiare nello spazio si va a infilare nelle profondità della Terra per conto anche della NASA, quindi una missione ufficiale a cui ha partecipato anche un altro ricercatore, uno scienziato Aguado, insomma anche lui però equatoregno, che racconta un pochino questa loro esperienza e addirittura la storia ci narra, e qui devo dire che ho legato un po' di informazioni anche con un video recente che ho trovato in cui un ragazzo spagnolo probabilmente è andato di recente in questi luoghi a sentire tutte le voci che girano nei villaggi, le tradizioni rispetto a tutto questo. Sarebbe venuto fuori, da quanto racconta, che all'arrivo di questa spedizione Armstrong si trattenne all'interno della grotta per 3 giorni e 3 notti e dopo avrebbe, questo non lo possiamo sapere per certo, avrebbe dichiarato: questa esperienza è stata per me più forte dell'andare sulla Luna. Quindi torno alle leggende in cui dicevano anche che ci aveva abitato qualche essere. Fatto sta che dopo quella spedizione, dicono lì in quel luogo,
Il posto è stato militarizzato per un po' di tempo. Sono arrivati in massa i militari, hanno preso, esplorato tutto, questa volta fino in fondo, e dicono appunto in quei luoghi hanno visto portare via sei casse gigantesche, insomma belle grandi, dagli elicotteri. E qualcuno dice hanno visto addirittura pitturare di nero alcune grandi statue, grandi oggetti di metalli preziosi, proprio per, immaginiamo, no, una statua o un qualcosa d'oro pitturato di nero, dà molto meno nell'occhio. Insomma, avrebbero trafugato diversi oggetti. La storia perché è complicata? Perché appunto, come diceva Marco Enrico, ci sono due dati, quantomeno tre dati, che ci confermano che lì qualcosa c'era: il fatto che ci va la NASA e si porta personaggio come Armstrong, il fatto che ancora prima, in realtà, questo che dicevamo, Moritz ci va probabilmente proprio a seguito delle voci che arrivano da Padre Crespi e da tutto il movimento che aveva creato Padre Crespi, cominciando a far girare quegli oggetti. Niente, mi continua a venire a trovare. Però gli oggetti sono stati ritenuti così interessanti da far partire un altro esploratore, il quale addirittura voleva andare dal notaio per prendersene la paternità. Padre Crespi ci voleva fare un museo, quindi insomma sono stati riconosciuti come validi questi oggetti, come culture precolombiane sconosciute. Il problema qual è? Che appunto dopo, probabilmente negli anni, dai campesinos ai tanti che volevano semplicemente specularci, alcuni dicono anche, magari, gli scrittori che si sono occupati di questo nei primi periodi hanno magari un po' calcato la mano, quindi creando, mescolando il vero e il falso, sia nelle parole sia a volte negli artefatti. Per cui alcune di quelle cose sono poi state giudicate, come diceva Marco, come quella lastra della piramide, giudicati dei falsi. Però, ripeto, le domande sono molto particolari. La prima, quella che dicevo prima, non troverà mai risposta, è come mai qualcuno comunque ha deciso, stabilito che qualcosa c'era lì sotto, come mai hanno deciso di andare a mettere lì giù così in profondità questa serie di oggetti che sembrerebbero, allora si parla anche di due gra di gran serie di lastre metalliche. Alcune dorate, alcune d'oro, dicono. Ecco, appunto, devo dire dicono perché non abbiamo certezze, non c'è mai stato qualcuno che le ha analizzate con precisione. Ma si parla di un libro solare, un libro dell'uomo fatto di lamine d'oro o dorate, e un libro lunare della donna fatto con lamine d'argento. Libri che teoricamente, appunto, sarebbero stati messi via e sottratti all'occhio pubblico proprio perché comunque, come tutto quello che stiamo raccontando stasera, scomodo da dover raccontare proprio perché porterebbe a riscrivere tanti capitoli della storia. Io faccio solo una precisazione, nel senso che anche questa fissazione, tra virgolette, per l'oro che hanno i sumeri, ce lo spiegava anche Sitchin, avrebbe anche ragione di esistere proprio in quelle zone del Centro America e del Sud America, quindi l'oro che ritorna. Si ricollega anche con la puntata che abbiamo fatto con il nostro amico sull'ayahuasca, mi invito anche ad andarla a recuperare, perché lui raccontava proprio di strane impronte in queste caverne, che sono proprio le stesse, di portali, di porticine chiuse dall'altra parte, come se qualcuno si fosse chiuso dentro. Ecco, quindi lascia di nuovo un collegamento con quello che è la terra cava, con civiltà che ci vanno ad abitare. E secondo me non è neanche casuale quello che abbiamo visto prima di quella testa rettiloide rispetto invece alla testa di falco, che anche lì ci può benissimo stare che in giro per il mondo si potessero alternare queste figure. Ecco, scusami Davide, ti ripasso la parola. No, nulla, mi aggiungo a quello che dicevi, è sicuramente vero. Banalmente una riflessione, ecco, che però noi non, spesso non facciamo perché ci inducono leggendo dall'altra parte, no? Ma quando noi raccontiamo dei Sumeri, sapete bene, spesso ce la raccontano come invece una delle prime civiltà che nasce già, vedete come è un errore in termini. Nasce già con l'agricoltura, con la legge, con la medicina, con l'architettura. Non nasce così. Quello che vediamo noi
dell'epopea sumera, anche architettonicamente, sono risultati della fine di una civiltà, della punta massima di evoluzione di una civiltà. Non sono gli albori, le prime prove di capanne, le prime costruzioni sbilenche. No, sono no, maestose costruzioni che fanno capire che quei popoli avevano già raggiunto, no, non dico un apice massimo, ma il loro apice, no, come dire, non assoluto, mi sfugge l'altro termine, però insomma, Sì, non in termini di elevato, tutte decisamente le del elevato. mondo, relativo, Sì. ecco, relativo alla loro cultura, era un apice, cioè un punto d'arrivo di quello che hanno toccato quelle culture. Sembra ovvio, insomma, se leviamo tutte le sovrastrutture che ci hanno spesso indottrinato a pensare. Per cui erano evidentemente cultura molto vecchia, come dicevi tu, c'erano culture globali che evidentemente facevano commerci. Tutto quello che troviamo in questa cueva dell'Ostaios, che poi appunto ha somiglianze sumere, assire, babilonesi, egizie. Come abbiamo visto, come mai? Sembra quasi che qualcuno avesse stipato lì quei tesori come futura conoscenza, no? O anche come memoria per loro stessi, per preservarli, e, come dire, in un grande modo per raccontare il resto del mondo, no? Per far sapere cosa c'è altrove. Ed effettivamente vediamo le stesse cose, anche le stesse divinità. Per cui magari era proprio la testimonianza di viaggi fatti a scopo commerciale, non dico a scopo turistico, ma sicuramente a scopo conoscitivo, a scopo esplorativo. Per cui si va molto indietro. Anche le pietre di Inga, per esempio, sono un'altra. Ecco, guardate questa corona gigante, esatto. Alcuni ritrovamenti poi sarebbero ancora più difficili da spiegare. Prima abbiamo fatto vedere che però Sì. quelle divinità. Voi dite questo artefatto potrebbe essere finto, una corona fatta apposta, un qualcosa di fatto finto. Sì, però quelle statue che sono le stesse che troviamo, cioè se andiamo in Siria, in Iraq, troviamo quei tori alati che abbiamo visto prima, che esistono da migliaia di anni e abbiamo visto che uno tiene in mano un leone come fosse, ecco, di questa dimensione. Ora casualmente ce l'ho qua, ma questo è un gatto. Capite che se fosse un leone io dovrei essere di 2,5 metri, 3 metri, ecco, 4 metri, proprio uno che indosserebbe la corona che abbiamo appena visto. E ci facciamo anche un collegamento perché noi trasmettiamo da Torino, qua c'è il Museo Egizio e anche lì noto tante similitudini con qualcosa che è stato fatto sparire, qualcosa che misteriosamente è sempre in manutenzione, quindi la scelta di quali oggetti mostrare e soprattutto la proporzione di alcune statue, che è esattamente quella lì. Quindi anche il Museo Egizio avrebbe tanto da parlare, poi magari ho in mente di fare una sorta, per far arrabbiare qualcuno, una puntata, una sorta di visita al Museo Egizio, mi farò seguire con un cameraman e vi farò una spiegazione secondo me, che è un po' diversa da quella che fanno fare i turisti, ecco. Va bene, senti, se vogliamo finire perché ci terrei a raccontare l'ultima parte, stiamo andando verso la fine del tempo. Noi sappiamo che alla fine degli anni 70 ci fu anche uno scrittore statunitense, tale Richard Wingate, che scrisse anche un libretto, un libro, dicendo di essere stato in quelle terre e di aver visto che effettivamente il museo si era salvato, il museo di Crespi si era salvato, ma non portò delle prove, però lo scrisse. Allora, nel 2016 ci furono tre ricercatori inglesi che, saputo che questi, i reperti potevano ancora esserci, partirono alla volta dell'Equador e di queste terre, con l'intenzione di ritrovare, no, il contenuto del museo. Sì, questi erano Holloway, Newman e Vieira, evidentemente questo di origine spagnola o sudamericana, voglio dire, che quindi conosceva bene la lingua locale. A loro si unì un tale Sirigos
si recarono a Cuenca e andarono a trovare il successore di Padre Crespi, che nel frattempo, abbiamo detto, nell'82 era passato a miglior vita. E dissero che volevano scrivere la storia di Padre Crespi, così insomma la prendono un po' alla lontana, e poi fingendo di sapere, di essere certi, no, che i reperti c'erano ancora, gli dicono: ma ci farebbe piacere vedere il contenuto, no, del museo. Allora il nostro padre Alvarez telefona al ministero. Attendono un paio di giorni, poi arrivano dei militari e accompagnano i nostri tre ricercatori inglesi più quest'altro che li accompagnava, e li porta in una dove c'è una struttura che appartiene ad una banca, scortata perché, cioè, protetta dalla polizia, perché insomma ci sono i caveau con tutto quanto. E in un piano di questa struttura, un piano seminterrato, quindi all'interno protetto con la porta blindata, vi sono questi saloni con tutti gli scaffali. Se potete far vedere la fotografia dei nostri tre ricercatori, loro sono riusciti a produrre, ecco, qualche fotografia lì all'interno, dove vi sono tutti i reperti del nostro padre Crespi. Loro riescono solamente a fare una visita veloce, perché erano continuamente scortati dalla polizia, dall'esercito. Fanno un giro, scattano qualche fotografia, ce ne sono delle altre che ho anch'io, eccetera. A un certo momento gli chiedono: ma delle lastre, quelle famose lastre, quelle che diceva Davide prima, no? Ora ne esistono di due tipologie di lastre. Alcune se ne hanno delle immagini vecchie, ma loro quelle non le vedono. I militari gli dicono: ah no, le lastre sono nell'altra stanza. Li accompagnano in un'altra stanza, dove ci sono degli scatoloni con le lastre dentro, però sono, e hanno detto, sono qui perché sono riconosciuti come dei falsi, come quella che abbiamo visto prima, no? Con la piramide e i due gatti, eccetera. E effettivamente loro le guardano, sono fatte sulla latta, sono fatte in maniera decisamente artigianale, però ecco, come fossero queste che abbiamo visto, che abbiamo nelle vecchie immagini, no, del museo, eccetera. Addirittura non sappiamo nemmeno se sono dei sacerdoti egizi, se sono dei sacerdoti sudamericani vestiti tipo quegli egizi, o se era di qualche cosa di sumero, perché adesso, se la fai rivedere un attimo, addirittura si vede in uno di questi che ha i pantaloni sotto, no? Le cosiddette brache, che in Egitto non c'erano, però hanno questa mitra sulla testa. Quindi vi è la discussione se sono, ad esempio, l'altro che ha il bastone pastorale, questo potrebbe essere egizio, no? Ma non si sa né quanto sono vecchi, né chi li abbia fatti, eccetera, eccetera. Però Guarda, non ti rubo potremmo. la parola per un secondo. Due, io tanto ho finito. Perché di fronte alla foto, no? Questa è proprio una foto fatta in quello che si vede, che è un caveau, un magazzino, e dai personaggi si risale al fatto che riguarda la storia di padre, sì, Carlo Crespi. Il problema qual è? Che addirittura Marco diceva una banca, a me risulta che sarebbe il Banco Central dell'Ecuador, che avrebbe Sì. acquistato per non so quanti milioni al tempo tutta questa collezione. Poi, quando qualche ricercatore ha chiamato chi si occupava di questo, hanno smentito. Però, pur avendo smentito, poi vediamo delle foto, insomma. Quindi, come vedete, c'è il desiderio di tenere nascosto. Posso dire solo una ultima cosa che mi fa, è particolare. Abbiamo citato il Grand Canyon, dove hanno ritrovato caverne che proseguono in profondità, dove hanno trovato manufatti molto particolari. Sappiamo dei Monti Bucegi in Romania, dove si dice ci siano biblioteche con antico sapere anche lì, però sotto il controllo militare. Tibet, diversi altri posti nel mondo.
Sembra davvero che, come dire, andrebbero approfondite. Non può essere anche questa tutta una fantasia, perché avete visto quante persone ci sono state coinvolte, quanti interessi. Poi, ripeto, questa è solo un qualche cosa che abbiamo accennato nel tempo che abbiamo, ma più si vanno a approfondire queste storie, più si scopre che c'è il desiderio di tenere sottaciute tante realtà che invece stiamo cercando di far affiorare. Ecco, io prima di farvi un'ultima domanda, perché è interessante, Edo da Novara chiede a entrambi a sensazione se avremo conferma nel recente prossimo futuro, una conferma ufficiale che gli Elohim barra Anunnaki siano i fabbricatori dell'umanità. Io prima di lasciarvi questa parola, intanto voglio anche ringraziare tutti coloro che anche sul gruppo Telegram, sulla pagina Telegram, mi stanno proponendo degli argomenti, perché c'è, riguardo a quello che ha appena detto Davide, mi hanno proposto dei documenti in esclusiva da tradurre e ne ho già parlato anche con Marco, quindi torneremo anche sull'argomento di alcune zone tra l'Ungheria, la Romania, di qualcosa che è veramente molto interessante da poter raccontare. Io fra l'altro ringrazio anche tutti coloro che sono sempre collegati nelle nostre dirette anche in questo orario di cena, ma perché siamo in questi studi televisivi. A tal proposito voglio anche ringraziare anche l'amico che ha contribuito anche quest'oggi con delle donazioni, perché in realtà il nostro progetto è, vista l'aria che sta tirando di acqua, ne abbiamo mossa parecchio e quindi dobbiamo metterci in proprio per poter continuare e creare uno studio da zero che sia totalmente indipendente quanto prima, perché arrivano segnali che ci fanno capire che qualcuno non sta gradendo quello di cui andiamo a parlare in alcune puntate. È ricollegato anche a queste zone, quindi anche così provo a fare un assist a questa risposta di queste prove a livello genetico degli Anunnaki, degli Elohim. Io chiedo poi a tutti e due un parere così a caldo su questi viaggi che ha fatto il pontefice proprio in quelle zone, così all'improvviso qualcosa è andato a raccontare, a prendere, a dire, quindi sentiamo anche un po' a caldo la vostra su questo argomento, a tutti e due. Guarda, sono molto A quale veloce. delle domande? Vai, vai, No, Marco, quella vai. sì, no, riferito al viaggio del pontefice in Mesopotamia. Allora, io non so se il Papa è andato a vedere, prendere, portare, non lo sappiamo. In realtà sappiamo una cosa, però, che è molto importante. Quando, nella seconda metà dell'Ottocento, si incominciava nei libri di storia a mettere le prime pagine con l'Egitto, perché grazie a Napoleone, eccetera, eccetera, l'Egitto qualche cosa si sapeva, ma dei Sumeri non si sapeva ancora nulla. In realtà in Mesopotamia c'erano già 20 o 30 siti archeologici gestiti da tedeschi e da inglesi che stavano scavando. Quindi noi non sapevamo nulla, ma c'era già chi nella seconda metà dell'Ottocento stava cercando in Mesopotamia. Se vuoi la mia, beh, ragionavo. Allora, te la butto là, come una, insomma, non so quanto sia uscita pubblicamente questa possibilità, però passiamo un attimo di palo in frasca, ma cioè, torno subito al punto. Tu sai che si parla del fatto che alcuni contestano il fatto che Biden sia effettivamente presidente, eccetera. Sappiamo che c'è stato un attacco in quelle zone. In realtà il Papa è andato in Iraq, l'attacco è stato in Siria, e poi si è, insomma, dicono da parte dell'America. Alcuni, e questa è una speculazione, alcuni dicono che in realtà non sia stato un attacco americano contro la Siria, ma che l'Israele, approfittando del fatto che l'America è priva di ufficiale governo, perché comunque ancora non è stato ratificato, avrebbe fatto l'Israele partire questo attacco. Per cui eventualmente magari il Papa, ma è proprio un'ipotesi che mi viene in mente così, senza nessun, non ci ho fatto nessuna ricerca sopra, quindi prendila come viene, ma magari è andato a come dire, portare un segno di pace, in senso di calmierare la situazione. È solo un'ipotesi. Sappiamo, secondo me, no, non lo sappiamo, ma una mia ipotesi è che molte delle guerre che si sono viste in quei paesi, cioè, casualmente, ecco, qui stiamo parlando di posti che, se ben studiati, cambierebbero la storia del mondo, ma è impossibile studiarli a meno di qualche coraggioso o qualche permesso speciale, perché sono luoghi ormai da decenni devastati dalla guerra.
forse tutto ciò non è casuale, insomma. Io credo molto ai venti di guerra che stanno per arrivare in quella zona e mi ha un po' stupito anche l'estrema tranquillità e sicurezza che c'è stato in questo viaggio, quasi un po' come a voler fare qualcosa prima di quello che sta per accadere in quelle zone. Detto questo, però, ritorniamo. Quindi, per gli argomenti di oggi, l'abbiamo citato all'inizio, c'è un libro che vi consigliamo assolutissimamente, che il buon Marco Enrico ha fatto, eccolo qua, I misteri Sì. del suo museo archeologico, eccolo qua, Marco Enrico Legrai e Padre Sì, Crespi. non è molto spesso, è un libretto, in effetti viene venduto anche a poco, voglio dire, mi sembra che Amazon lo venda sui 5-6 euro. Ebook lo trovate un po' dappertutto. Io l'avevo messo su Amazon all'inizio come cartaceo e adesso per un certo periodo ne hanno l'esclusiva. Comunque, c'è tutta la storia che abbiamo fatto adesso con tante fotografie in più, ecco, però è un libretto da poco, poco prezzo, insomma. No, per chi vuole approfondire, magari. Ecco, detto Sì. questo, io vi ringrazio ovviamente. Intanto voi, amici miei, che di tanto in tanto ci ritroviamo e secondo me questa trasmissione è anche un po' una scusa per vederci e sentirci tutti insieme, che andremo avanti ore e ore a raccontare, ma gli studi stanno per chiudere. Però quindi mi raccomando, rimanete sul nostro canale. E poi ovviamente l'invito, perché io di tanto in tanto sono anche passato ad andare a vedere, devo farvi anche i complimenti proprio sull'argomento Elohim. È stata una serata fantastica e sono venuto a curiosare su Zoom, quindi seguite anche gli eventi che fanno Davide Cristallo e Marco Enrico Legraia, perché ne vale veramente la pena. E quindi anche Bon Manuel Grazie. che sta rispondendo un po' a tutti, e quindi Ah sì, ma rispondiamo anche alla domanda di prima. sì. Possiamo, ma noi possiamo sperare che si venga a sapere. I Sumeri l'avevano scritto, che sono stati gli Elohim a creare, gli Anunnaki a creare la razza umana. Poi le prove, o che ce lo vengano a dire, non lo possiamo sapere. Speriamo, Beh, sarà prima troppo presto. Gianluca citava la parte genetica delle prove, ma in realtà oltre a quella c'è la parte del mito, la parte delle scritture, insomma, non abbiamo una pistola fumante come ci piacerebbe avere in questi casi, ma abbiamo una enorme quantità di dettagli da rendere statisticamente probabilissimo ciò di cui stiamo parlando. E come al solito l'invito a recuperare tutte le puntate precedenti, abbiamo fatto una marea di riferimenti che trovate anche in altre puntate, mi viene anche adesso quella del volo di Enoch e Maometto, proprio dove abbiamo raccontato le stesse cose sempre insieme a Marco Enrico De Graia. Grazie a tutti quanti i nostri amici, come al solito Hare Krishna e mi raccomando, rimanete sempre con noi. Ciao, grazie.